e ringraziamo Palmina che ha letto benissimo, come sempre, queste fiave. Vi sono piaciute? Sì. Oh, a chi non sono piaciute? Oh, non vedo nessuno che alzi la mano, quindi siamo abbastanza tranquilli col gradimento. Adesso ci facciamo raccontare, Nonna Maria ci vuole raccontare la fiaba rivista da lei di Cappuccetto Rosso. Più o meno la fiaba di Cappuccetto Rosso la conosciamo un pochino, vero, grosso modo. Però c'è una cosa che Nonna Maria trova un po' fastidiosa. C'è quel lupo che si mangia la nonna, chissà perché non le piace molto, perché non è simpatico. È bravo. Che tu sei una nonna e quindi hai capito esattamente il punto della questione. Adesso, dato che però questa fiaba non è ancora finita in un libro, la sta scrivendo, perché come vi ha detto prima, poi vuol sapere cosa ne pensate voi prima di scriverla, ovviamente, no? Ecco, quindi ce la racconta proprio lei, ok, con la sua voce, che poi le fiabe vanno assolutamente raccontate così, non solo lette, ricordiamocelo, oppure fatevele leggere da qualcuno. Qualcuno di voi sa leggere? Ma siete bravissimi. Ok, Nonna Maria, Cappuccetto Rosso rivisto. Allora, bambini, ecco, allora ascoltate bene, perché io voglio poi che mi diate un giudizio. Allora, c'è un ragazzino, non mi ricordo però il nome, non ce l'ho ancora messo, diciamo Tonino, che tutti i pomeriggi quasi andava a trovare suo nonno, però che abitava oltre il bosco, aveva una casetta, una piccola casetta, e lui, questo bambino, andava sempre a trovare il nonno, si portava un libro da leggere o i compiti, così. E la mamma la raccomandava sempre, gli raccomandava: ti raccomando Tonino, non passare per il bosco, potresti fare brutti incontri. Tonino scrollava, faceva spallucce e andava, passava per il bosco. Allora un giorno arriva lì dal nonno e, come al solito, il nonno l'aspettava, poi preparava una cioccolata calda, poi si mettevano dal caminetto e si mettevano, Tonino leggeva un libro oppure faceva i compiti, insomma qualcosa faceva. Poi mi dite un po' voi cosa faceva. Ecco. E poi, allora, tanto che sono lì, il nonno si siede lì e con la sua pipa, stava lì, ascoltava il nipotino e con la pipa. Ad un tratto cosa vede? Da lontano vede un lupo che guardingo si avvicinava, quatto. Arriva, allora il nonno fa cenno al nipotino di star zitto, prende il suo bastone, socchiude la porta, il lupo entra, infila dentro la testa e lui con il bastone sulla testa. Sto povero lupo stramazza al suolo e comincia: ai, povero me, io sono un lupo bravo, io sono un lupo bonino, io sono vegetariano, io mi chiamo Ortica, e continuava. Allora il nonno guarda il nipotino e dice: boh. Allora lo prende per la calotta, lo tira dentro, aveva una brandina, e lo mette lì sopra e lui continuava: ai, che male, ai. E infatti gli era venuto un bernoccolo che sembrava una lampadina. Allora il nonno si impietosisce, allora dice: ho tanta fame, ho freddo, ho fame, e vabbè, impiantala adesso. Allora prende una bella copertina, lo copre, prende una borsa di ghiaccio, gliela mette sulla testa e poi gli mette il termometro e dice: veramente, poverino, c'ha la febbre alta. Va bene, dai, su, gli dà una bella tazza di cioccolato e poi il lupo pian piano si addormenta e comincia a russare, sembrava un trombone. Intanto il nonno si va a sedere di nuovo lì dal caminetto e continuano la loro conversazione, diciamo, no?
tutto ad un tratto sente dei passi e dice: mamma mia, oggi non è giornata, cosa succede? Vede da lontano un cacciatore con un fucile e veniva su piano piano, 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 piano. Quando arriva dalla porta spiana sto fucile, il nonno apre la porta, gli fa così, gli mette la mano sul fucile, gliela abbassa, dice: ma cosa vuoi? Devo ammazzare il lupo, devo ammazzare il lupo, devo salvare la nonna, devo salvare la nonna. Ma guarda te, eccolo lì il lupo. E lì c'era sto povero lupo che era lì che russava. E allora rimane un po' lì il cacciatore e dice: allora non devo ammazzare nessuno. Ma no, questa è un'altra storia. Vieni, vieni, allora gli offre una tazza di cioccolata anche a lui. Lui contento di non dover uccidere nessuno. E poi se ne va per la sua strada, Ortica. Guarisce, ringrazia tanto e anche lui va per i boschi per la sua strada. È finito. Allora, io vorrei qualche bambino che mi dica un po' cosa ne pensa. Facciamo per alzata di mano. Allora, chi piace tiri alzare la mano. Ecco, allora, ecco, alzati, alzati, alzati. Ecco, di un po' il tuo parere.